Ciao fan e appassionati di calcio regionale, benvenuti a Cerveteri, dove la DM84 Cerveteri quest'oggi ospita la W3 Roma Team, partita valevole per la settima giornata di seconda categoria, girone di squadre schierate in questo momento in campo, il Cerveteri in maglia rossa, ospiti invece in maglia nera. Mette in mezzo Ciorcolini, controllo in area di rigore, solo davanti al portiere, spara altissimo Manelli. Che cosa si è mangiato Manelli? Aveva fatto tutto perfetto, ad un metro dalla porta, ha sparato alto. De Paulis, lungo per il tocco di Monti. Bella azione, si è attivato Manelli davanti al portiere, sempre Manelli, 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 tarda il tiro, poi lo prova ed è il gol dell'1-0 dopo essersi mangiato l'impossibile. Manelli si fa perdonare, il vantaggio degli ospiti filmato dal numero 9, ci pensa, poi decide di andare a destra da Borgna. Sono due uomini in mezzo, il cross, il colpo di testa, ma c'è stato un fallo. Ancora un'ottima copertura da parte di Capitan Cervelli. Di Baldassari che salta tra due uomini, salta anche il terzo, può dare a Ciorcolini che pensa il tiro, poi lo prova quasi in caduta, la manda alta. È stata una buona opportunità però creata dalla profondità di Baldassari. Terza occasione per gli ospiti, squadre. Battuta con effetto ad uscire, il colpo al volo tentato in area di rigore da parte del numero 5 Campoli, che si era smarcato bene, tiro che comunque finisce fuori, prima occasione per il Cerveteri, rimane comunque al limite, possibile ripartenza della Roma Team che ci arriva nuovamente con Manelli, ottimo il controllo di petto, Manelli davanti al portiere, Manelli in diagonale, vince il rimpallo Manelli, dentro l'area Manelli, Manelli, 2-0 del W3 Roma Team che in ripartenza ha colpito a freddo il Cerveteri, ora sono due le reti di vantaggio, doppietta per Manelli. Trella, sigillino, cerca l'appoggio di Manelli, da quella posizione difficile calciare. Lui tenta comunque per la tripletta personale. Tiro che finisce a lato. Figura. Il lancio lungo per Manelli. Sempre in area di rigore. Manelli ci arriva. Esce anche Rinaldi. Rimane a terra Manelli. Stavolta fa buona guardia il portiere che nega il terzo gol agli ospiti. Ripartenza adesso però per Baldassari, sono 3 contro 2, Baldassari se la porta a sinistra, uno sguardo in mezzo, il pallone all'indietro, miracoloso salvataggio da parte del difensore del Cerveteri che nega il terzo gol. Giornato ma comunque efficace per Flore che mette in mezzo lo stacco di testa. Eccola un'altra opportunità per il Cerveteri che per una volta riesce a trovare lo spazio all'interno dell'area di rigore. Cervelli è stato sovrastato dall'avversario, palla comunque fuori, che gioca corto per Baldassari, nuovamente per Figura, Figura! Il palo, la palla che rimane lì, poi viene alzata in area di rigore, il pericolo non è ancora scampato per il Cerveteri, ora sì, ha rischiato il terzo gol, la W3 Roma Team, la parata e poi il palo hanno salvato il Cerveteri. Benetti, l'appoggio a destra, al limite dell'area di rigore, il destro centrale sul quale arriva Gerardi che prova a far ripartire i suoi sulla sinistra, lancio in profondità che però si perde. Merenda, cross basso, arretrato, male l'intervento difensivo, Borgna, il destro in diagonale che va fuori di qualche centimetro, errore in difesa, quasi punisce il Cerveteri che quasi riapre la partita. Passa in mezzo ai due avversari, si crea lo spazio per il tiro, lo prova, gran giocata da parte di Campoli, angolo per il Cerveteri che continua, è toccato, quindi Giovannetti, sbaglia il disimpegno, palla in area di rigore, esce Gerardi, si alza il pallone che lo scavalca e poi la palla viene messa fuori, grossa opportunità per il Cerveteri che stava per riaprire il match, c'è anche credo un infortunio al centro dell'area di rigore.
è pronto a battere il numero 11 Morlando col destro ad uscire. La battuta arriva adesso, lo stacco di testa e il pallone che finisce fuori. Non c'è stato nessun tocco secondo il direttore di gara. Come vuole la legge del campo, spesso tutto si aggiusta. Con una stretta di mano, intanto lo stacco di Manelli in direzione di Colarusso, che va col sinistro e spreca il gol del KO. Il fraseggio corto è il numero 5, trova l'aiuto da parte di Mureante che mette in mezzo, stacco di testa che per un centimetro non ci arriva, il capitano del Cerveteri proprio all'ingresso dell'area piccola. Gioca subito il Cerveteri, lancio lungo direttamente in area, palla messa in mezzo da Sciala, colpo di testa sul quale non va Gerardi, una delle ultime opportunità per il Cerveteri, davvero con cuore ci sta provando. Gioca corto per Morlando, quindi Campoli ha spazio per il tiro, un paio di deviazioni che favoriscono Merenda davanti al portiere. Merenda, il tiro sul secondo palo, l'occasione capitale fallita dal Cerveteri che probabilmente con questo errore capitola nella partita. Si resta sul 2, l'arbitro dà un'occhiata al cronometro e dopo questo rinvio arriverà il triplice fischio da parte del direttore di gara. Eccolo qui, la W3 Roma Team vince in trasferta sul campo del DM84 Cerveteri per questa settima giornata di seconda categoria girone D. 3 punti conquistati nel primo tempo con la doppietta da parte di Manelli.